tutti ragazzi, siamo in pista a testare l'olio HTM. Allora ragazzi, qua ho fatto due bottiglie di benzina, non ancora miscelate. Questo è l'olio HTM, sono due oli differenti, in più questo è liquido dei radiatori, poi vi spiegherò come funziona. E farò in quella da 2 litri la miscela con l'olio base HTM al 4% e la testeremo al 4,4%. In più nella bottiglia da 1,5 litri testeremo l'olio HTM Racing da 1,5 litri. Poi i dettagli ve li spiegherò durante il video. Allora, questo è il liquido dei radiatori speciale HTM. È molto particolare perché resiste ad altissime temperature. È un liquido che va in ebollizione a 170 gradi ed è veramente tantissimo. Basta pensare che i liquidi normali vanno in ebollizione a 140 gradi circa e quei 30 gradi sono veramente tanti. In più hanno un potere specifico per l'alluminio che non rovina i vostri radiatori e altri effetti che, se volete, contattate la mail che vi lascio in descrizione del video, è la mail delle info di HTM, li contattate e loro vi risponderanno. Abbiamo l'olio HTM. Questo qua è l'olio base, che sarebbe questo che ho in questa boccetta. Quest'olio è particolare perché è in grado di fornire una protezione superiore alle parti vitali del motore. L'ho già testato in strada e devo dire che la mia moto ha subito miglioramenti rispetto al Motul 710-800 che avevo. Da quel che ho già provato, fornirà un'erogazione più pulita e potente ai bassi regimi e impedirà la formazione di incrostazioni dentro il vostro motore. E la caratteristica veramente speciale, la quale testeremo oggi, sarà il dosaggio superiore al 2%. In questo caso proveremo bene al 4%. Invece quest'olio ad alta performance lo utilizzeremo al 2%, sempre in pista, farò una tanica che utilizzerò per quasi tutta la giornata. È un olio ancora migliore a questo, è fatto apposta per motori da gara, spinti, che girano ad alti regimi e devono girare per molto tempo il motore. Quindi quest'olio vi fornirà la massima protezione per le vostre pistate, per le vostre gare. Bene, ora testeremo questi due oli, vedremo la densità, il colore e vedremo anche cosa cambia nelle due bottiglie. Iniziamo subito con la miscela al 4%. Dato che abbiamo 2 litri, in un litro va messo per fare al 2% 20 ml di olio, quindi 2 litri sono 40, va fatto al 4% 80 di olio. Se vedete è abbastanza denso, rimane attaccato alle pareti del misurino, ora vi farò vedere per bene, rimane dentro per bene ed è veramente denso, è anche un buon odore. Iniziamo già a vedere come cambia. Misurino vuoto e questa è la nostra miscela al 4%. Come vedete si è legata quasi all'istante alla benzina, anche se era abbastanza densa. Ora vediamo l'olio ad alta performance. Dobbiamo dosarlo al 2%, questo è 1,5 litri, quindi 30 ml. Bianco giallo circa. Colore particolare. Non so come mai, ma odora come le bolle di sapone. E questo è l'olio ad alta performance. A vederlo così sembra quasi meno denso dell'altro. Vediamo ora come si mischia alla benzina. Va tutto in fondo. Eh sì, è più denso dell'altro. Ed ecco qua i nostri due oli. Miscela. Bene, ora ci vediamo in pista. E come avete visto ho fatto la miscela al 4% con gli oli che vi ho precedentemente spiegato. Allora, la miscela al 4%, da quel che dicono, predilige i bassi regimi, quindi ai bassi regimi dovrei avere una maggiore risposta del gas e un miglioramento agli ingranaggi del motore.
Ammetto che non ho mai girato in pista il Motard, quindi farò schifo, però spero vi possa piacere. Poi farò anche un altro video dove sfido quel 450 Husqvarna. Ai bassi è veramente molto reattiva, come potete notare. In più agli alti gira molto bene e non vedo traccia di fumo. Ok, sono veramente soddisfatto di questo olio al 4%. È veramente, veramente ottimo. Non lo pensavo e non avrei mai detto di fare una miscela al 4% e non avere una traccia di fumo. Anzi, ottimo direi, soprattutto con questo caldo, che la moto si scalda molto e quindi necessita di molta lubrificazione. Ok, con questo olio sento più potenza agli altri regimi e anche un miglioramento dei bassi. È dosato al 2,5%. Ok, me lo sento veramente bene. Sento la moto più pronta in curva. È veramente molto più reattiva rispetto al Motul 710 che usavo o anche l'800 che ho provato. Non è affatto male. Ragazzi, non so che dire, mi sta sbalordendo questo olio. Quindi continuo a girare. Sono veramente contento di averlo testato perché ne sono rimasto più che soddisfatto. E ve lo consiglio alla grande, perché merita un sacco. Non me lo sarei mai aspettato di fare una miscela al 4% e sentire la moto così reattiva, così pronta e così pulita come erogazione. Lascio in descrizione il link dove acquistare l'olio, quindi vi consiglio di dare un occhio perché veramente meritano tutti i loro prodotti e il servizio che loro offrono. Ci vediamo al prossimo video. Bella!